Ok, allora benvenuti a questa giornata, grazie a tutti di essere qui. Perché... grazie. Anche arrivare fino a qui ci vuole talento, insomma, ci vuole comunque voglia, intenzione, desiderio. Quindi il fatto che siete qua oggi fa parte di un processo di varie persone che possono fare la differenza nella loro vita. Farei un applauso a Manuela perché se non ci fosse stata lei. Grazie, hai già partecipato a vari corsi, nonostante tutto quello che tu sai, tutte le informazioni che hai preso nella vita, nella tua esperienza, ti metti sempre in gioco, questo è un valore e penso che anche le altre persone possano capire quanto è importante la tua costanza nel ricercare sempre risposte. No? Perché se la meditazione nasce per una ricerca, nasce per una comprensione, nasce per trovare se stesso, perché non posso fare una meditazione specifica? E da lì è nato tutto il mio percorso nella ricerca e nella conoscenza. Infatti un buddista non ti dirà mai medita, lui ti dice familiarizza con i tuoi pensieri, perché quando inizi a familiarizzare con i tuoi pensieri alimenti una conoscenza. E quando alimenti una conoscenza inizi a comprendere che è solo pensiero. Tutto quello che diciamo, tutto quello che elaboriamo, tutto quello che viene detto attraverso le nostre regole, i litigi, le discussioni, sono frutto di che cosa? Di un pensiero. Allora, finalmente io parto da due elementi. È andata molto bene, è il primo corso che ho fatto con Carlo Lesma. E ne esco veramente arricchita e quindi grazie. Cosa sono i talenti, come si mettono in pratica, come possiamo mettere in azione la nostra identità la mattinata e il pomeriggio a fare meditazione, quindi un lavoro più introspettivo. Giornata fantastica come sempre, ogni volta vai a casa con qualcosa, con un bagaglio sempre più grande. E poi il lavoro duro è a casa, mettere in atto tutto quello che hai appreso qui. Però speriamo di riuscirci. Grazie. Intanto il talento che cos'è? È composto da vari elementi. Il primo elemento fondamentale è l'atteggiamento che tu hai, il comportamento. Come tu ti comporti nella vita, ricevi delle risposte. E qui entra in gioco il mondo che è il nostro specchio, il nostro riflesso. Quindi come tu ti comporti nella vita e osservi a fine giornata, che cos'è accaduto? Hai fatto le cose che ti hanno fatto star bene? Sì? No? Come ti sei trovato e ti sei rapportato con gli altri? Ti sei trovato bene? Cioè il tuo atteggiamento, se noi diventiamo osservatori di noi stessi durante la giornata, abbiamo fatto l'80% del nostro lavoro. Se noi a fine giornata comprendiamo che tipo di pensieri abbiamo avuto, che tipo di comunicazione abbiamo avuto con noi stessi, come abbiamo gestito le telefonate, come abbiamo gestito il rapporto con gli altri, abbiamo compreso realmente il nostro comportamento, il nostro atteggiamento e la nostra identità. L'ennesima conferma di un bellissimo corso, suggerisco a tutti di farlo. Perché mi devo focalizzare l'80% della mia giornata sulle cose che non mi servono? E posso focalizzarmi sulle cose che sono per me importanti. Leggere un bel libro, guardare un film di avventura, fare una passeggiata, mangiare magari piatti diversi, fare un corso di degustazione. Insomma, qualsiasi cosa che vi affascina, che vi porta energia. Esprimere la tua unicità. Data la giornata. Benissimo, benissimo, veramente. Sono scaricata. E in che modo tu la esprimi la tua unicità? Nella tua vita? Nella relazione? Quando vai in vacanza, in che modo esprimi la tua unicità? Siamo tutti unici, ricordiamoci. Come è andata? Molto bene. Emozionante sotto molti aspetti, specialmente quelli dei rapporti umani e poi senz'altro istruttiva sotto grazie. Tutto il resto. Cioè in che modo puoi fare la differenza attraverso la tua unicità? In che modo posso partire con quello che ho? La mia esperienza, le mie competenze. Le persone più importanti che hanno realizzato qualcosa per se stesse
hanno utilizzato la leva nel passato. È andata bene, porto a casa degli spunti di riflessione. L'universo, attraverso le persone che ho incontrato, mi ha mandato procedure e energia, che è quello che mi serve, procedure e energia, così posso disciplinarmi e raggiungere i miei obiettivi, realizzare i miei desideri. Oggi sono anche abbastanza emozionato perché dopo 2 anni di intenso lavoro, questa è la mia ultima opera, che però non è ancora vendibile, ma da oggi è vendibile su Amazon, Inventa la tua vita. Molto bene, grazie. Cosa mi appena? Ma ti racconto che è stata una giornata super positiva come sempre, ottima compagnia, Carlo super.